Salve, io chiaramente non ho la dialettica, anche la dialettica di Francesco, quindi mi scuso anticipatamente per qualche errore. E noi, io voglio restare, chiaramente facciamo dal 4 dicembre, ci siamo conosciuti con Francesco, Roberta e qualche altro al Salanda della Porta di Avellino. In quell'occasione lì è stata fatta una conferenza stampa sulla creazione di un coordinamento dei comitati ambientali dell'Alta Irpinia. In primis che combattono, è nato soprattutto per combattere il proliferare di parchi eolici e di progetti di eolico selvaggio in Alta Irpinia. Come coordinamento fa parte, nel coordinamento c'è anche in Irpinia, ne siamo una quindicina di comitati, Sant'Andrea, Calitri, Aquilonia, vedevo prima delle persone di Aquilonia, Bisaccia, Vallata e quant'altro. Nel nostro stemma, per chi non lo vedesse chiaramente, ci sono delle parole che un po', anche la parola in sé, io voglio restare, la frase che voglio restare in Irpinia racchiude molto di quello che è il nostro progetto, sia nel presente che ma soprattutto nel futuro. Nello stemma ci sono riportate delle parole come tradizione, sogni, ambiente. Sono parole che purtroppo negli ultimi 20 anni sono state cancellate in pratica. A noi, soprattutto a noi giovani, non ci sono state tramandate, ecco. Sogni non esistono, qui questa è una terra da cui si scappa, da cui molti ragazzi vogliono scappare. Noi invece da Sant'Andrea, da un piccolo centro, probabilmente tentiamo, almeno il tentativo è quello di creare una sorta di rete con altre associazioni e con altri ragazzi volenterosi di voler restare. Noi nel nostro piccolo, in un anno di attività, abbiamo promosso laboratori di cucina, laboratori di cucito, laboratori di ceramica. Lingua inglese? Beh, la lingua inglese, sì, io non ho partecipato, sì, probabilmente. Sì. Proporremo altro, promuoviamo anche visione dei film tematici sull'Irpinia, dibattiti pubblici sui problemi che ci riguardano. In un solo anno di attività probabilmente è stato fatto anche troppo, magari qualcuno ci accusa di vederci solo nel periodo estivo. Noi siamo 13 persone come soci fondatori, di cui 12 vivono stabilmente a Sant'Andrea, quindi vivono i problemi dell'Irpinia e dell'Alta Irpinia quotidianamente, ecco. Una terra che anche dal punto di vista della sanità ci hanno tolto i servizi, il tribunale, l'ospedale. Ragazzi, vi dico che qui in Irpinia purtroppo si muore anche per cattiva sanità e ci vuole un'ora e mezza per arrivare ad Avellino quando il tempo è buono. La situazione non è rosea. Insieme anche grazie ad Irpinia e nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni stiamo e cercheremo di combattere tutto ciò e di, almeno si spera, di non far partire più ragazzi come noi da questa zona. Ecco. Passo la parola a Francesco o magari Maria Laura per qualcosa di più serio. Ecco, scusate l'emozione.